www.worldwideweb, un mondo nel quale mi devo districare per orientarmi. Per questo è importante essere curiosi ed esplorare questo mondo il più possibile, attenti e verificare che le informazioni siano attendibili. Come cerco lavoro sul web? Prima di tutto mi devo preparare. Ho chiaro il mio obiettivo professionale? Come mi presento all'esterno? Cosa dico di me? Se non ho chiaro cosa cercare, posso consultare i siti specializzati. Ad esempio, esplorare una o più aree di mio interesse, oppure cercare direttamente notizie sulla professione che mi piacerebbe svolgere. Quando cerco lavoro sul web, ho più possibilità. Posso rispondere a un annuncio di lavoro, o a un bando o concorso pubblico, oppure posso autocandidarmi. In media, gli annunci che trovo in rete ricercano profili strutturati, con richiesta di competenze tecniche specifiche o apprendistato con titolo. Privilegio i motori di ricerca professionali o le bacheche virtuali di offerte di lavoro nei siti istituzionali. Esploro i siti di ricerca e mi iscrivo dove necessario. Inserisco il profilo che mi interessa e la città o la regione in cui desidero lavorare. Il risultato è un elenco di annunci. Posso rispondere alla ricerca candidandomi direttamente attraverso il sito, o in altri casi il sito mi fornisce un indirizzo email a cui spedire la mia candidatura allegando il mio CV. Posso anche creare il mio profilo su un social network professionale ed esplorare tramite questo gli annunci di lavoro. Posso rispondere a un concorso pubblico o ancora fare un'esperienza di servizio civile volontario che prevede una retribuzione fissa mensile. Se decidessi di cercare lavoro all'estero, posso appoggiarmi a siti specializzati. Se non trovo in rete l'annuncio che fa per me, posso fare una ricerca di aziende alle quali inviare il mio CV o video CV in autocandidatura. Visito il loro sito, raccolgo il maggior numero di informazioni su di loro, preparo una lettera di presentazione mirata a quell'azienda che tenga conto delle informazioni raccolte. Poi mi candido, inviando il CV con lettera di accompagnamento via email, oppure semplicemente cliccando alla voce Lavora con noi e compilando il form indicato. Se invio il mio CV dal mio indirizzo di posta, preferisco usare il mio nome e cognome come username, piuttosto che uno pseudonimo informale. Il web è uno spazio pubblico. Faccio attenzione a cosa scrivo, a quali foto scelgo, alla reputazione digitale che mi costruisco sulla rete. L'immagine che ho sul web ha un impatto, un'influenza su chi mi vede e chi mi legge. I responsabili delle risorse umane e dei processi di selezione utilizzano la rete e i social network per cercare informazioni su di me. Basta scrivere il mio nome e cognome su Google e vedere cosa esce. Voglio essere consapevole della mia immagine sul web.